Benvenuti a un nuovo video, io sono Francesca Guidi per chi non mi conoscesse, se siete nuovi del canale sottoscrivetevi, se vi piace il video mettete un pollice in alto. Allora, come smettere di inseguire la fortuna nelle relazioni, il successo, il denaro, tutto quanto e iniziare a farsi seguire da tutte queste cose? Beh, questa è stata una delle più grandi lezioni imparate della mia vita. Perché? Perché quello che ho sempre letto nei libri di sviluppo personale, appunto, la maggior parte di questi libri di crescita personale, di autosviluppo, si concentrano tantissimo su quella che è la forza di volontà, sulla disciplina. Il che va bene da un certo punto di vista, perché sicuramente la forza di volontà innesca una serie di azioni, ma attenzione, perché la forza di volontà o il desiderio, nel libro caposaldo della crescita personale, pensa e arricchisci te stesso, si parla di desiderio bruciante, di forza di volontà. Attenzione però perché la forza di volontà, così come il desiderio, vibrano a una frequenza molto bassa, vibrano a una frequenza circa di 125 Hz. Perché quando desideri qualcosa, quando vuoi qualcosa, non stai altro che dicendo all'universo che ti manca quella cosa. Io voglio più denaro, io desidero più denaro. In realtà è come se tu dicessi io non ho quel denaro, io non ho ancora quel denaro e per essere felice ho bisogno di quel denaro. E questo ti distacca energeticamente da quello che desideri raggiungere, ovvero più denaro. E il denaro si allontana da te, come nelle relazioni, quando tu vuoi assolutamente a tutti i costi una persona, questa persona inizia a percepire questo tuo volere, questo tuo desiderio, questa tua smania di averla, di possederla, e automaticamente questa persona scappa, scappa a gambe levate. Perché è come se tu dicessi: io per essere felice ho bisogno di te, ho bisogno di questa relazione qua, ti prego, entra in una relazione con me perché altrimenti non posso essere felice. E il denaro si comporta assolutamente allo stesso modo. Qualsiasi cosa, qualsiasi obiettivo che cerchiamo di raggiungere si comporta allo stesso modo. Nella società in cui ci troviamo, la forza di volontà è osannata. L'80% del materiale di sviluppo personale che c'è in giro è focalizzato sulla volontà, sulla forza di volontà. Ma da sola non basta. Come società ci siamo resi conto e ci stiamo rendendo sempre più conto che questi parametri non possono andare bene alla lunga e hanno fallito. L'umanità sta cambiando, da un livello di consapevolezza molto basso, sta salendo i vari strati della coscienza fino a raggiungere strati sempre più elevati. E ci stiamo sempre rendendo più conto che certi modelli vecchi, che riguardavano soltanto la concentrazione, il focus, la forza di volontà, il desiderio, non possono andare bene, hanno fallito. Se tu stai inseguendo qualcosa, già nella parola stessa è racchiuso il problema. Se tu stai inseguendo qualcosa, significa che questa cosa sta scappando. Tu in quel momento vibrazionalmente stai dicendo che questa cosa non ce l'hai. E per la legge dell'attrazione, l'universo non farà altro che darti ancora meno di quello che stai cercando. Perché sentendo mancanza, vibrando a livello di consapevolezza della mancanza, stai creando altra mancanza. Posso farvi un esempio con la mia vita? Per 14 anni della mia vita in passato ho fatto l'attrice, ho lavorato in teatro come attrice, ho sempre cercato di fare il salto e di passare anche al cinema. Era il mio lavoro principale, quello di attrice, ho sempre vissuto di quello per 14 anni, ma ho sempre desiderato e voluto tantissimo riuscire a fare un film. E ho fatto tantissimi provini, ho cercato, ho cercato, ho continuato a cercare, a inseguire questo sogno. Non è mai successo niente. Dal momento che sono arrivata a uno stato di serenità e di felicità, a prescindere dal fatto che potessi fare un film o no, perché prima nella mia testa, ahimè, c'era questa credenza che la mia felicità dipendeva dal raggiungimento di quell'obiettivo. Beh, dal momento che ho lasciato andare questa volontà, questo desiderio, dal momento che mi sono focalizzata come su me stessa negli anni, beh, ho fatto tantissimi altri lavori, poi ho fatto la cassiera per tanti anni. Adesso lavoro come networker professionista, è la mia passione. Ho raggiunto un tale livello di soddisfazione personale, di serenità e di gioia, a prescindere dalle circostanze esteriori, che improvvisamente è arrivata nella mia vita una grande occasione di
poter fare una protagonista di un film nel Regno Unito, qua in Inghilterra. E vi dirò la verità, questa cosa non è stata così emozionante. Quando ho ricevuto la notizia non ho avuto questo sbalzo di emozione, questa gioia euforica, perché in qualche modo già sentivo che era una cosa che poteva appartenermi e seconda cosa poi non avevo più il desiderio ossessivo di ottenerla, perché la mia felicità non dipende da quello, non dipende neanche dal lavoro che sto facendo adesso, non dipende dalla relazione che ho con un partner. La mia felicità è una condizione interiore e lo è sempre di più. Certo, è una sfida ogni giorno mantenersi con questo stato di consapevolezza, ma a furia di lavorarci sempre di più, ogni giorno di più, la felicità dipende da qualcosa che prescinde da tutte le circostanze esterne. Quando tu sei appagato, felice e senti l'abbondanza dentro di te solo per il fatto di essere vivo, solo per il fatto di poter respirare, di poter ammirare un albero, vedere una mattina di sole, allora i tuoi obiettivi o i tuoi sogni corrono verso di te a una velocità incredibile, nel lavoro, nelle relazioni, col denaro, la stessa cosa. Quando tu desideri più denaro, ti stai discostando dal denaro. Stai lanciando quel messaggio terribile all'universo che dice mancanza. Mancanza di denaro attira altra mancanza. Quindi la sfida è sentire abbondanza. Ma non ingannandosi, perché se effettivamente il tuo conto bancario è in rosso, non devi cercare di ingannare il tuo subconscio dicendo no, sono ricco, sono ricco, sono ricco, ho tanti soldi in banca, perché non ci credi e il tuo subconscio sente la menzogna. Ma puoi sentire abbondanza in qualsiasi ambito della tua vita, in qualsiasi altro ambito della tua vita. Semplicemente ammirando la natura puoi sentire quel senso di abbondanza dentro di te, di pace, di serenità e di gioia a prescindere. Beh, è questa abbondanza che genera altra abbondanza che si può manifestare sotto forma di denaro in più, per esempio. Abbondanza si può manifestare quando dai qualcosa, anche di piccolo, agli altri, anche se hai poco te stesso. Perché questo gesto scatena una tempesta nel tuo subconscio. Fa percepire al subconscio che, nonostante tu abbia effettivamente poco, però sei in grado di donare. Chi dona è chi ha. E se doni, e significa che hai, l'universo non fa altro che rifletterti questo tipo di energia, dandoti altro, dandoti indietro, dandoti molto di più di quello che hai dato. Quindi il segreto è questo. Il segreto è elevare il più possibile il nostro stato di consapevolezza, di coscienza, fino ad arrivare a quegli stati elevati di coscienza, di vibrazione, di gioia, di armonia, di pace, di gratitudine. La gratitudine è un acceleratore potentissimo che fa sì che veramente i nostri obiettivi ci corrano addosso. Perché finché siamo negli stati bassi della coscienza, gli stati bassissimi sono la rabbia, ovviamente il rancore, l'invidia, l'odio, ma un pelo sopra ci sono gli stati del desiderio, della volontà, della forza di volontà. Non sono così differenti dalle emozioni più negative, che sono ancora a un livello inferiore. Quindi veramente il lavoro deve essere fatto indirizzato a innalzare le nostre vibrazioni. Fai qualcosa che ti fa sentire bene, fai qualcosa che ti fa provare gratitudine. Le persone di successo hanno una routine, soprattutto concentrata la mattina, appena si svegliano, perché in quel momento le porte del nostro subconscio sono spalancate e siamo più pronti a ricevere suggestioni dall'esterno, positive o negative. Ed io ho incorporato la gratitudine come mia routine mattutina, oltre alla meditazione, perché so che se io inizio a provare gratitudine prima che la mia giornata incominci, ho molta più probabilità di rendere quella giornata una giornata ricca, speciale e di avere risultati positivi. Ma la gratitudine è qualcosa che non deve dipendere da situazioni esteriori. Ho ottenuto la promozione, allora sono grato. No, sono grato perché ci sono. Sono grato perché posso usare una penna per scrivere. Sono grato perché con le mie gambe posso attraversare la strada e farmi una passeggiata nel parco. Sono grato perché ho visto il sorriso di un bambino fuori. Partendo veramente dalle piccolissime cose, e io vi suggerisco di seguire anche, per esempio, Gio Vitale, che è questo scrittore, è stato un senzatetto per anni. E lui ha trasformato la sua vita grazie al motore della gratitudine, iniziando proprio da cose piccolissime. La gratitudine per delle cose assolutamente apparentemente irrilevanti.
E da lì giorno dopo giorno ha trasformato la sua vita diventando una delle persone più influenti nel mondo. Ha scritto innumerevoli libri, è una persona che adesso vive nell'abbondanza, prima di tutto interiore, che poi si riflette nella sua esteriorità e che contribuisce tantissimo al miglioramento della vita degli altri. E ancora una volta, chi si focalizza sul raggiungimento di obiettivi finanziari va benissimo, il denaro, come dico sempre, è soltanto un mezzo che può servire per fare del bene o del male, ma se il tuo obiettivo finale è il denaro, allora lo stai allontanando da te. Focalizzati su che cosa puoi apportare di positivo agli altri, su che cosa puoi apportare di positivo alla società e il riflesso sarà soldi anche, denaro, perché più impatti in positivo gli altri, più attirerai denaro a te anche. Il denaro non è altro il riflesso di quante persone stai aiutando. Più persone aiuti, riesci a aiutare con il tuo servizio, con il tuo prodotto, più denaro ti tornerà indietro. Quindi cerca il più possibile di non avere bisogno di raggiungere i tuoi obiettivi, ma di essere felice a prescindere e vedrai che i tuoi obiettivi raggiungeranno te. Bene, grazie di aver ascoltato questo video. Se ti è piaciuto, metti un pollice in alto, iscriviti al canale, condividi il video. Se volete conoscere la mia storia dall'inizio, vi linko un video qua sotto. Vi metto anche il link di uno strumento che io uso quotidianamente, che ho incorporato nella mia routine quotidiana, che sono le carte quantiche. Vi farò vedere che cosa sono se cliccate nel link sotto in descrizione. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!